quaderno che Maurizio ha fatto nel 2016-17, nell'anno accademico 2016-2017, che ha concluso il suo percorso qui di filosofia, perché mi pare che tu abbia fatto triennio e biennio, hai fatto poi il primo corso di biennio. E il secondo corso, se non ricordo male nemmeno io, ma dalla lettura, verteva sulle tematiche dell'Unheimlich, però al contempo si allargava la dimensione della voce, dell'ascolto. Sì, era quello, in realtà era il primo sull'Unheimlich. Sì, però tu hai ripreso anche questi... Il percorso era unico comunque. Esattamente, era un percorso unico. Questa volta avevamo aggiunto, mi ricordo, Jean-Luc Nancy. Esatto, esattamente. C'è un po' di... E devo dire che Maurizio ha fatto un buon lavoro, sia per quanto riguarda il primo quaderno che il secondo, che rafforzava determinati contenuti che si allargavano a quel sentire le voci, che entrava in contatto un po' con quel termine delira, no? Dall'origine latina, e che aveva a che fare un po' anche con quello che chiamiamo appunto follia. E tutto questo in relazione anche al logos, al modo di intendere la ragione, potremmo dire, occidentata dell'Occidente, per certi versi, che come dice Lacan, peraltro, occidentata usa questo termine. Non so, vuoi iniziare tu? Vi leggo quello che ho fatto, però ma ho scritto due cosettine, perché il quaderno, a mio avviso, è scritto, essendo scritto in maniera saggistica, è proprio scritto preciso, cioè io l'ho visto, come diceva lui, una specie di trailer di quello che è il corso di filosofia, che proprio racconta un po' tutto il percorso, quindi è anche bello da leggere come presentazione per il corso. Allora, il quaderno di Maurizio Marzo è scritto in forma saggistica e spiega in maniera sintetica ed efficace il percorso del corso di filosofia della musica. La sua lettura la si potrebbe immaginare come un riassunto, una presentazione del corso stesso e anche dei suoi intenti. Sin dall'introduzione, infatti, il quaderno si concentra sulla tematica dell'ascolto e affronta i vari argomenti trattati durante il percorso, riportandoli sempre sotto un punto di vista musicale. Per propria natura la nostra percezione musicale è un qualcosa di più simile a quello sguardo delle cose che ci... lo sguardo delle cose che ci racconta Lacan. Prendiamo coscienza che viviamo immersi in un dispositivo anestetizzante che ci illude di vivere all'interno di una verità immobile, proprio come il logos ci forza a pensare, precludendoci ogni altro pensiero, ogni altro possibile immaginato. Il concetto stesso di follia che abbiamo oggi deriva in larga misura da una serie di comportamenti e modi di pensare non conformi al pensare comune. Anche la musica e il fare artistico sono stati influenzati da questo continuo ottundere il reale attraverso la costruzione della comoda univocità della realtà. Platone quindi, con le sue regole, intende bandire il potere scabroso di certa musica. In tempi più recenti ci si apre ad un nuovo ascolto. Ho usato il termine nuovo ascolto perché lo mette anche lui come un titolo, mi pare, del paragrafo. Non so, forse il terzo. Tramite musicisti come Schoenberg e Berio, che tentano di innovare il linguaggio musicale per portare alla luce proprio quel nascosto, così scabroso quanto familiare, perché è proprio della nostra natura. Non è una critica quanto una specie di presentazione. Concordi con quanto... Sì, me l'avevo già accennato prima quando stavo lanciando le scale. Sì, quello è in sostanza un riassunto, una presentazione degli argomenti trattati nel corso. La questione è l'ascolto era la tematica centrale, adesso che mi ha ricordato. Avevamo letto il... L'ascolto di Jean-Luc Nancy. Sì, e il racconto dei racconti giaguari, quello sul re... Calvino. Sì. Sì, sì. Un re in ascolto. Sì, sì. Di cui c'è stata anche la produzione di Luciano Berio, anche se i due poi... sia Calvino che Luciano Berio non erano così in intesa rispetto al racconto. Sì, sì.
Sì, la questione centrale dell'ascolto mi aveva perseguitato durante quel corso. Ora io credo che il pericolo. Allora, la questione del logos, no? Di dover cercare sempre un punto di partenza e un punto d'arrivo. All'ascolto io penso che si possa in qualche modo evitare se, insomma, se uno, come tutti noi, credo, è abituato ad ascoltare la musica in maniera seria, insomma, a dedicare il tempo all'ascolto, il tempo che gli si deve dedicare e non di sfuggita. Il problema però si propone, secondo me, in fase di analisi. In fase di analisi musicale è inevitabile, perlomeno parlo per me, per carità, è inevitabile seguire un percorso predeterminato, muoversi entro paletti veramente stretti e per forza darsi delle regole imprescindibili. Questo è non so, chi si occupa di musica contemporanea, immagino, è il problema che ci si pone quotidianamente, sia in ascolto, in analisi, non so chi studia composizione, e comunque anche gli elettronici, cioè, Sì. anzi, è peggio dei compositori, si pone il problema. Sì, dico, dicevo, chi fa composizione si trova sempre davanti a questo enorme blocco, perché si è tentati di affidarsi totalmente al formalismo più spregiudicato, che ci dà la garanzia di stare, cioè è comodo, come dicevi tu, cioè è una comodità enorme avere il faldone così di schemi pronti all'occorrenza, che si pescano ogni volta che si devono scrivere 2 note. E forse, non lo so, però probabilmente è anche la causa del fatto che la musica contemporanea venga spesso, insomma, reputata noiosa, cervellotica, buttiamoci dentro tutti gli aggettivi che solitamente si sentono. Però a volte si può essere anche d'accordo su questa cosa. È vero che ormai si sa. Cioè, ci sono le due visioni opposte, che secondo me sono tutte e due un po' campate, anzi molto campate in aria. Cioè, uno è il compositore romantico, insomma, come intendono i compositori, chi non ha mai studiato musica. Compositore romantico che lì in una soffitta di Parigi scrive di già tutto qua, con la tubercolosi. Oppure i compositori degli anni 70, che erano lì a farsi schemi su schemi, calcoli su calcoli, e Vabbè, poi. anche Bach faceva calcoli su calcoli. Sì, assolutamente. No, no, ma certo, ci mancherebbe. Ma magari lo mettiamo pure lì in quella corrente. Sì, no, ma infatti, ma non critico i calcoli, cioè ovviamente il calcolo, trattandosi di frequenze, in qualche modo ce lo si deve far rientrare. Cioè, è chiaro che la ragione non è che possiamo eliminare, No, anzi, infatti. assolutamente no. Il punto, ritorno a dire, è una ragione escludente che rischia di diventare folle nel peggior senso del termine, escludendo quella parte di sdragione che ci abita. Infatti, tu hai articolato poi un discorso sulla voce, sul sentire le voci, riferendoti a Fragomeni, a quel testo di questo personaggio che vive una condizione di disagio mentale, di fatto, però ha scritto un libro interessantissimo. E parli poi della voce intesa come carne, appunto. Poi come rientra tutto questo discorso poi nelle tue sfere di pensiero? Questo è lo stesso. Lì ho parlato, ho fatto riferimento, l'ho riguardato prima il quaderno, non ricordavo moltissimo, e ho associato lo spaesamento nel sentire la propria voce al microfono o registrata, allo stadio dello specchio di Lacan di cui avevo parlato, cioè uno che momentaneamente ha questo
completo sragionamento, si vede lo specchio, non si riconosce. E poi tu avevi detto pure in maniera interessante che comunque questa è una voce che tu senti già prima dentro di te, sì, e l'aspetto traumatico è sentirla al di fuori di te, appunto, come voce registrata. Infatti i cantanti, quando emettono la nota la sentono, loro, perlomeno loro dicono di sentirla prima, di sentirsela prima in gola, poi in testa, prima dell'emissione. Però questo si può riproporre anche per la composizione, cioè per l'atto della scrittura, perché in realtà quando scriviamo siamo sempre da soli e spesso in silenzio. E poi a me è capitato, continua a capitarmi, quello che immagino scritto poi non è quasi mai quello che ascolto. Quello che mi sembra di aver scritto bene, di aver scritto secondo quello che penso io, poi in realtà quando si sente non è mai quello, e quindi è lo stesso problema si ripercuote tra pensiero e penna che va sul foglio, insomma, anche lì c'è uno stacco tra la nota in testa e la nota sulla carta, e poi la nota eseguita dallo strumento. Sì, che crea questo scarto tra te, segno e poi evidenza sonora. Sì, che già tra pensiero e segno c'è uno scarto enorme, per quanto siamo ormai maniacalmente dedicati al cesellare i segni, a mettere mille leggende nelle partiture, però non è mai completissimo il segno, non è mai lui, c'è poco da fare. Che ne pensate? Tipo se fosse nel momento della scrittura non si ascolta, come stavi dicendo tu, e non si riconosce. E mi è venuto in mente il fatto che magari quando invece qualcun altro ascolta quello che hai scritto tu, magari riconosce quello che tu non riconosci. Possibile. E magari è questo che fa sì che una cosa funzioni. Ma sai anche quando si dice... Sì. Quando si dice... Quando lo stile è riconoscibile, anche se non solo lo stile è lui. Mm-hmm. Io però dubito che l'autore scriva in quello stile o pensi di avere uno stile o si sforzi di avere... Non è programmato dall'autore. Ma non lo so. Non mi pare che tu volessi dire questo. No, ma credo sia anche un'altra cosa. Perché, se ho capito bene, non mi pare che era legato al riconoscimento dello stile. No, era no, certo. È come se entrassi in una libreria, sfoglio un libro e ne sono attirato. È come se probabilmente elementi di un mio prelinguaggio, prima ancora di entrare nella sfera del simbolico, entrassero in relazione con il prelinguaggio dell'autore, in quell'essere carne poi, di cui dicevi tu. Probabilmente è questo che fa entrare in relazione. Finito? Però è vero questo, è interessante questo. È vero che spesso si sente dire, sì. Non mai in mezzo questa cosa, che però si capisce di più, cioè a volte si legge di più di quello che l'autore voleva dire, o si... non lo so, però anche quello può essere sempre una nostra costrizione mentale, non lo so. No, invece è possibile, perché io ritorno a dire, sono convinto del fatto che l'opera che hai messo in campo comunque poi si separa da te autore, ed ecco perché probabilmente riconosci altro nell'opera che è distante comunque in ogni caso dall'autore, che forse non appartiene nemmeno all'autore, non ci aveva nemmeno pensato. Ecco, e fa diventare l'opera qualcosa che vive poi, che resta. Questo posso aggiungere una cosa, penso anche che nell'atto per esempio del comporre, probabilmente chi compone è impegnato a comporre, quindi non è sotto controllo tutto quello che esce fuori, è uno da fuori che poi ascolta, ha una visione con altri elementi aggiunti che chi stava componendo non aveva in mente, perché magari era impegnato anche in altri pensieri che non ci saranno nell'ascoltatore, quindi si completa, come dire,
quello che, mm-hmm. che viene fuori. Si può analizzare, si possono vedere, riconoscere anche su, riconoscere altri schemi che l'osservatore, diciamo, esterno ha in base al suo background. E che... Per cui opera vive al di là dell'autore. Sì, e si, e si aggiungono altri... Ma è anche bello che l'autore quando scrive, come diceva lui molte volte, non è che ha, non forse ha per uno schema, in maniera inconscia uno poi va, quando scrive, cioè torna su cose che conosce, in maniera inconscia, perché sì. comunque ti rifà delle cose che puoi anche conoscere, non volontariamente, ma succede, non è capita parecchio, scrivere e avere dei rimandi su cose che magari ho ascoltato qualche tempo prima, o ho suonato qualche tempo prima, e poi rendo conto che in realtà c'è il rimando. A volte è capitato pure di scrivere una cosa pari pari, e poi sono andato a dire: ma questa cosa che ho già sentito ancora, ed era una. Infatti, sì. sono sempre dovuto trovare, sono sempre trovato a volte poi modificare. Perché capita, cioè, ma lo fai in maniera inconscia, non fai mai. Ma dipende da noi, dal periodo della settimana, del mese, di quello che stai. Sì. Vivendo quello che succede senza sì, controllo. Certo, ma dipende anche da molte volte si è influenzati anche da quello che si sta studiando nel periodo, sì. capito? Quindi capita poi di ritrovarti a dover fare delle cose che capito. E poi le ascolti e ti ritrovi un sacco di rimandi. E per chi ascolta è normale che vada a ritrovare delle cose che probabilmente riconosce in quello che ha scritto l'autore, anche se l'autore magari non conosce esattamente quello che poi viene rivisto dall'ascoltatore. Può capitare pure a questo. Molto spesso c'è uno scarto di anni anche tra la... Però è vero, questa dell'ascolto dell'opera è mia, in effetti adesso, cioè effettivamente senza l'ascoltatore, cioè comunque c'è bisogno, cioè è una... o il lettore, insomma vive metà dalla parte dell'autore e metà dalla parte del fruttore, altrimenti quindi effettivamente tornando al discorso di prima può essere che l'ascoltatore o il lettore abbia, cioè trovi cose che magari l'autore non pensava. Ho un'immagine adesso di un compositore che fa l'autista e guida un'auto. Tutti avranno un'idea di un auto che sta arrivando, non di uno che guida, anche se magari il compositore non sta a guardare dove sta mettendo la mano per le marce o come sta guidando, perché quegli schemi ce li ha già suoi, magari non ha bisogno di riferirsi a degli schemi ogni volta, è un bagaglio di cultura che si è fatto ovviamente con l'esperienza, però a parte il compositore che gli sta sotto a fianco, probabilmente nessun altro la vede dallo stesso punto di vista in realtà. Beh, vabbè, però scusami, io parlo chiaramente della mia formazione jazzistica, no? Tra l'altro è una composizione estemporanea, cioè procede per immediatezza. E spesso noi ci dedichiamo a vedere come la persona guida più che all'automobile che sta andando. Sì. Cioè per noi diventano questi meccanismi di frizione, di acceleratore o di freno, o di marce, per noi diventano delle cose su cui sviluppare altre cose. Cioè noi osserviamo questi certo. movimenti, io parlo chiaramente della mia esperienza jazzistica. Certo, io sai cosa pensavo? Se tu fai un concerto, no? Sì. Con delle persone, con quel tipo di linguaggio lì, no? Con il tuo linguaggio, in cui vi imitate a vicenda, però cercate connessioni, cercate proprio di dialogare tra di voi, no? Continuamente. Io posso dall'esterno, da uditore, sentire e apprezzare questi linguaggi, ma li vivo nel loro complesso. Non sono quello che parla. Capito quello che stavo dicendo? No, capito, non sono quello comprendo. Che guida. Sì. È chiaro, da ascoltatore. Cioè, è quello che mi viene in mente questo, perché ogni volta che studiamo un pezzo, almeno per me è così, per quanto uno cerchi di ascoltarsi mentre suona, no? Quando poi sì, in realtà, mentre sta studiando, si registra e si riascolta, sembra di non riconoscersi più.
E come la questione perché, della voce che ha sollevato prima. Perché un altro tipo di ascolto, almeno io non sono capace adesso in questo momento di ascoltarmi nello stesso modo in cui mi ascolterei se non stessi suonando. Quindi immagino cosa possa provare un compositore. Suoni col corpo e quindi quando risuona, risuona proprio in maniera molto forte, un po' come la cassa della chitarra che lui tiene qua. Io presumo che tu percepisca quelle vibrazioni. Sì, poi io ho una chitarra col fondo doppio, quindi in mano degli altri, perché vibra a me. Io per esempio quando studio senza niente, cioè proprio solo le cuffie. La vivo meglio proprio a livello di vibrazioni, eccetera, anche se taglio le frequenze alte. Però ho una sensazione. Che strumento suoni tu? Una sensazione che ti stordisce, senti che suona molto alto, sì. Anche io il pianoforte col silent. A volte provo a suonare proprio a togliermi le cuffie e a suonare senza cuffie. E mi piace sentire proprio i tasti, come sono i tasti se non producono suono, lo sento giusto in lontananza il suono. Anche quello si è capito un po' quello che dici, anche perché ho paura di suonare e puoi sentire sempre il suono e poi un po' vengono di testa. Io a casa mia sente molto poi. A me è capitato anche una cosa strana, tipo un paio di anni fa, studiavo un brano, siccome avevo il vizio di andare un po' veloce, no? Certe volte, quindi mi devo calmare, e quando lo studiavo lento mi si è abbassata la pressione. Una cosa, cioè proprio tipo svenimento, e dovevo fermarmi. Una cosa strana. Ma se non studi veloce poi ti prendi una sina. Esatto. Però c'è una cosa troppo strana, cioè concentrarsi proprio sul suono e viverlo. Proprio, non lo so, come se fosse una vibrazione che ti risuona dentro e che si amplifica dentro. Poi soprattutto con le cuffie, questo con la chitarra lo sento 30.000 volte di più. È un po' come suonare il pianoforte elettrico con le cuffie, è un pianoforte dove ti viene investito dal suono. Un suono che è bronzo, che sono le corde, che è tutto, insomma. Una sensazione completamente diversa. Anche perché si sente un suono campionato con le cuffie. Mancano tantissimi armonici, mancano tantissime cose. Sì. Ma questo è in cuffia? Questo in cuffia, sì. In cuffia, sì. Guarda, io ricordo un esame di training dove dovevamo praticamente individuare delle dominanti con doppia alterazione, quindi bemolle nona, ad esempio tredicesima, o bemolle tredicesima e nona. E io studiavo su questa pianoletta, che era un piano elettrico, e io non riuscivo a sentire perfettamente queste none e queste tredicesime. Sia a causa della cuffia? Penso che fosse a causa del pianoforte elettronico, perché poi quando sono venuto qui in conservatorio a suonare su un piano vero, li ho sentiti immediatamente. Era come se stessi studiando su un televisore in bianco e nero, cercando di capire dove era il viola. Quando mi sono trovato di fronte a un pianoforte che mi investiva col suono, ho visto i colori. Certamente l'elettronica non può in questo momento, almeno ancora, poter riprodurre quelle stesse, come si chiama, quelle stesse armoni. Secondo me è una questione più di orecchio, questo. Che anche, ho capito il discorso anche della, assolutamente. Dell'acustica, però... Allora io dico che... Dopo questi commenti mi sembra che ci siamo per diversi tipi di ascolto. E c'è un ascolto analitico, se questo, cioè intendo che un ascolto dove ci mettiamo con attenzione a riconoscere i schemi, oppure un ascolto, secondo me, in cui ti distrai, perché l'ascolto mentre suoni, di cui parlava Matteo, che cerchi di ascoltarti, ma in realtà sei impegnato a fare un'altra cosa, quindi non ti stai ascoltando come se fossi seduto ad ascoltare della musica, per esempio. E poi un ascolto di altre onde, diciamo, che sono pure anche un ascolto osseo, hai detto Yuri? Possibile? Sì. E questo dimostra comunque, cioè, come già hai dimostrato, come il suono è solo è un fenomeno fisico che è un'onda che si propaga e investe qualunque materia ci sia. E secondo me non siamo molto abituati a sentire questa
sta nel corpo, cioè ad ascoltare, non a sentire, perché comunque lo si sente, però è una questione di attenzione, percepirlo e normalizzare questa cosa, nel senso di è normale sentire, non lo so, nella pancia, per chi si mette la chitarra addosso, nel petto, chi poi il sassofono, non lo so, comunque altre vibrazioni, altre onde. Beh, hai visto quante cose hai suscitato del resto. Peraltro ho visto che di prelinguaggio ne parlavi. Sì. E dicevi che il fatto stesso che alcune musiche colpiscano più di altre è un segno di come riescono a entrare in risonanza con il prelinguaggio, con l'essere carne nel mondo. È il paragrafo intitolato Il mistero del reale. Sì, io qua volevo chiederti una di specificare questo, cosa vuol dire entrare. Posso rileggere? Scusa, certo. Che? Viene la penultima lì in basso, mi sembra che si troverà. Prelinguaggio mi serve. È lì sotto, sì, qua l'ultimo capoverso. Ah. Entrare in risonanza con il prelinguaggio, nel senso che ci richiama a noi. È quello che dicevo prima sui libri, no? Che a volte entri in libreria, uno lo sfogli, lo prendi subito, mentre, ma anche senza saperne niente. Ugualmente per la musica, infatti si dice, cioè, solitamente un ascoltatore medio ha un genere di riferimento, un artista di riferimento, o più nello specifico un disco puro di riferimento. Effettivamente certi, cioè, quello non manco a dirlo, penso che capite tutti noi, cioè alcune cose ci colpiscono immediatamente e perché ci colpiscano è un altro paio di maniche. Però mi pare che lei chiedesse che cos'è per il linguaggio, probabilmente. Sì, cioè, se è legato al linguaggio o più a, non so, quasi un'esperienza. No, io per linguaggio, quello che intendevo là, che è quello più qualcosa che precede il linguaggio. Che precede il linguaggio, cioè che precede il simbolico. Che in effetti il linguaggio è il primo sistema strettamente regolamentato che ci si infila nel cervello. Prima di quello altro non c'è, è tutta esperienza, mi immagino, tutta esperienza pura praticamente. Fortemente collegata probabilmente a quello che dici tu, alla carne del mondo, che è un concetto di Merleau-Ponty, poi però. Sì, vede con i bambini, insomma, da cui iniziano a parlare, poi sì, insomma, la strada è bella che è segnata ormai. E però comunque poi appunto l'attenzione è rivolta sempre all'ascoltare, tu dici la parola stessa auscultare, significa udire con attenzione, ma anche udire con stupore. Il significante, ecco, mi piacerebbe che tu spiegassi questo, il significante in questa nuova lingua non veicola il significato, ma è un tutt'uno con il corpo di chi parla. Sì. E io questo l'ho trovato molto interessante. Il processo di risonanza inizia già alla fonte, io mi ascolto parlare e la mia voce è in costante e mutevole riverberazione. Sì. Si può ricollegare a quello di cui stavamo parlando prima, esatto, della voce che prima di essere ammessa appunto sta dentro e prima ancora il pensiero, insomma il significato in una fase in questa fase non è ancora arrivato, e lì l'abilità di chi ascolta, di chi parla, di chi suona, insomma, a mio parere è il non farlo arrivare o farlo arrivare almeno il più tardi possibile. Cioè, prima di avere un significato la parola, lì ancora è suono, è ancora il suono slegato da qualsiasi interpretazione o da qualsiasi, insomma, sovrastruttura che si voglia mettere. Quello penso di averlo scritto, adesso sinceramente è passato un po' di tempo. A che pagina è? Quello che leggevo io è al terzo paragrafo, un nuovo ascolto, alla fine, dove tu parli della necessità di eliminare la distinzione tra soggetto e oggetto, intraprendere un'attività decompositiva
che nell'antica Grecia esisteva ed è stata soppressa per fare spazio all'insieme di regole che normano la civile convivenza. Sì. Ritorniamo al punto di prima, con questo discorso. Esatto. Sì, era quello il pensiero. Infatti il paragrafetto è un nuovo ascolto. Questa era la parte del Logos di cui abbiamo parlato in apertura. Poi sentire le voci insinuava il dubbio. Sì. E nel terzo paragrafo c'è il motivo vero del dubbio, ovvero perché chi è matto, perché chi sente le voci come fragomeni viene considerato matto, quando in realtà invece viene considerato malato da curare, quando in realtà probabilmente non ha nessuna malattia, anzi sicuramente non ha nessuna malattia, e a leggere il libro suo, Sansani, cioè sano quanto tutti quelli che sono qua dentro, anzi una lucidità di riflessione impressionante. Attraverso un nuovo sistema di un nuovo metodo d'ascolto, o anzi un vecchio metodo d'ascolto, cioè che si liberi un po' da tutto quello che gli si è costruito sopra, ecco che si può arrivare al genuino stupore nei confronti di una opera d'arte. Adesso, ho detto opera d'arte perché finisce proprio con la locuzione opera d'arte, però musica, un quadro, un video, un film. Io ho un dubbio su questa prima cosa. Sì, prego. Sul fatto dello stupore genuino. Uh-huh. Nel senso, cioè come lo distingo io? O se c'è una distinzione ovviamente, perché non sto dicendo che ci debba per forza essere. Mettiamo che due persone con conoscenze e esperienze totalmente diverse sono di fronte allo stesso quadro, no? O alla stessa composizione musicale o quasi voglia, opera. Se uno è un addetto ai lavori e quindi riconosce nel quadro, nella composizione, eccetera, determinati schemi e ne prova piacere anche, che non so, sta guardando un quadro, magari vede che tutto è proporzionato secondo la sezione aurea e dice ah guarda che bello, è tutto, no? E ha un ascolto genuino perché il pittore ha deciso di utilizzare quel tipo di linguaggio e lui l'ha percepito, quindi si è creata questa connessione, no? Tra autore e fruitore, oppure è più genuino quello che nel suo complesso rimane stupito e dice sì è bello ma non sa perché magari è una cosa nuova, perché... Cioè, in che senso più genuino? No, in realtà no, non è l'uno più genuino dell'altro, no? Questo non l'avrei detto, non lo penso neanche, della verità. Quindi più genuino nel senso che forse più genuino nel senso con più attenzione? Sì, con più attenzione. Più partecipato. Con un'attenzione differente. Con un'attenzione differente. Può esserci anche meno attenzione. Dipende da cosa intendiamo per attenzione. Cioè l'attenzione che ci mette il classico musicologo, insomma, super preparato, che ascolta Schumann, che io mi immagino, cioè, nella testa di uno che si parla di Schumann, che manca tutte le mediate secondarie. E ce ne so, ne conosciamo tutti, è pieno il mondo. Non è detto che però non abbia quel tipo di ascolto, è chiaro che viene da un percorso culturale differente rispetto a uno completamente profano, però non so quanto questo possa permettergli di godere della musica, dell'ascolto. Ora, non è la discriminante, non è quella, secondo me, la preparazione teorica dell'ascoltatore. Perché io non so se si intende la stessa cosa, però è per questo che te lo chiedo. Io ho percepito come genuino nel quaderno, no? L'intenzione di voler trovare delle connessioni tra l'opera e il proprio trascorso. Quindi un'attenzione particolare nel cercare di riconoscersi. A me è quello che questo tipo di discorso suscita, no? Cioè l'ascolto o la partecipazione a un determinato evento artistico si deve tradurre, o si può tradurre se si vuole, in una genuinità di ascolto, altrimenti siamo, chiusi in quelle imparti. Che significa genuinità di ascolto? Nel senso, io personalmente la sto intendendo come intenzione appunto di trovare delle connessioni tra il proprio trascorso, ma non necessariamente di studio
di quella determinata opera. Cioè non è che se io sono musicista ricerco necessariamente, perché ne sono dominanti, secondario, tensioni, no, semplicemente empatia con quell'opera d'arte. Mm-hmm. E questo richiede attenzione, però, perché non posso salire in ascensore e sentire la musica dell'ascensore, no? È un altro tipo di intenzione, diciamo. Quindi volevo capire in che termini questa genuinità di ascolto si può tradurre, no? All'interno di uno spaesamento, poi, cioè questa intenzione di voler ascoltare qualcosa riesce a spaesarmi perché c'è, oppure perché semplicemente è un caso che ci sia? Questa era la domanda, diciamo. Posso dire una cosa? Sì. Secondo me però questo tipo di ascolto è proprio il contrario di un ascolto del prelinguaggio, perché tu appunto in quell'ascolto stai basando su elementi consapevoli che poi vai a ricercare, quindi è veramente all'antitesi rispetto a una... Io non c'era so. Una ricerca di riconoscimento dell'opera tramite... Io personalmente la sto intendendo più come... Cioè non è che sia una cosa pensata, è una cosa che viene di getto. Sì, secondo me è come se entri in risonanza. Sì, cioè, no? Sì, certo. Anche chiedersi perché o analizzare, devi analizzare forse te stesso, con cosa entri in risonanza. Sì, certo, sì. Cioè, a posteriori dici, a posteriori sì. Lo puoi fare, però nel momento in cui ti arriva, non è che stai a pensare mi deve arrivare perché allora ricerco elementi, no, però se io ho avuto, che ne so, un'esperienza da bambino che, non so, ho visto una persona morire o nascere e c'era in quella visione tantissimo arancione, no? Magari tutti avevano la maglietta arancione, poi nel momento in cui da grande io vedo un quadro in cui l'arancione è predominante, mi arriva quell'immagine lì magari. Certo. E il fatto di rifletterci in quel momento, ma spontaneamente, potrebbe indicare genuinità di linguaggio. E quindi questo ascolto che si fa, lo si fa perché è genuino o lo si fa semplicemente perché ti arriva? L'autore non l'ha voluto sicuramente. No. Quindi la genuinità non è quello, la sintesi è la genuinità dell'ascolto è cercare di capire cosa l'autore voleva dire, oppure di quello che l'autore ha fatto trarre le proprie conseguenze. Secondo me la seconda. Questo era in sintesi. In una situazione del genere l'autore mica sapeva che io da bambino ho visto l'arancione, no? Sì, ma è anche forse sbagliato interpretare un'opera in base a quello che ti è rimasto da bambino, insomma, in base alla tua esperienza personale, che non lo so, non mi sembra, poi magari sì, per carità. L'autore ti arriva comunque, cioè non è che, cioè tu percepisci a modo tuo una cosa scritta da quell'autore, quindi comunque quell'autore ti ha trasmesso comunque qualcosa, poi cioè, cercare di interpretarla in modo oggettivo, secondo me è impossibile, quindi non ha neanche senso girarci troppo intorno. C'è per forza la seconda, secondo me. Ma secondo me non è neanche stupido. Sì, solo che non sono d'accordo sul fatto che è l'autore che ti ha trasmesso qualcosa. Secondo me è l'opera che sì, ti no, no, è l'opera. Ma infatti io dico filtrare. L'autore lo metterebbe da parte. Già, filtrare l'opera attraverso la propria esperienza personale o culturale. No? Io non so. Il discorso del prelinguaggio si può collegare a questo fenomeno che succede appunto quando tu ascolti qualcosa e ti colpisce nel vero senso della parola, cioè neanche tu ti riesci a spiegare se è oggettivo, soggettivo, esterno, interno, cioè è semplicemente qualcosa che ascoltando si mette in contatto con te stesso ed è inspiegabile. Cioè non... Ed è fortemente legata alla dimensione corporea, se direi di più. E chiuderei dicendo che l'unica cosa che vedo con sospetto è la parola genuino. Sì, non chiedetemi perché, ma... Se non sarei concentrato... Ma non credo che era il senso che volesse dare il sospetto. No, 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 no